27 da Alessandro Mariana. Per il Cesena FC scendono in campo col numero 6 Carlini Marzina, col numero 7 Casadei Elena, col numero 9 Costi Fabiana, col numero 10 Petralia Eleonora, col numero 11 Pignagnoli Alice, col numero 14 Pozzarelli Maddalena, col numero 22 Cuciniello Paola, col numero 28 Iorghiu Tatiana, col numero 29 Papaleo Francesca, col numero 30 Pastore Sara, col numero 77 Del Franze Debora. A disposizione del mister signor Rossi Roberto, 1 Facile Eleonora, 4 Pavanna Camilla, 15 Monteste Oca, 1 Estivalis Alejandra, col numero 19 Zani Letizia, 20 Gallina Vittoria, 21 Peneffi Marica, 24 Paolini Noemi, 25 Simei Martina, 26 Bizzocchi Beatrice. Abito è pronto a dare, si parte adesso subito calcio lungo del Pontedera, mette il cross in mezzo all'aria per il numero 21, parata di Pignanoli in calcio d'angolo. Cucini per Costi che allarga per Porcarelli, Porcarelli prova il tiro, però facile presa per il portiere, palla in mezzo all'aria per Carlini, mette fuori di testa però il 21 nel Pontedera, rimette in mezzo però la... per Papaleo che fa la finta, mette il di sinistro, un bel cross per Porcarelli che però non riesce. Palla in mezzo all'aria per Pastore che però non riesce, quindi un battito arrivati, alla fine il Pontedera riesce a mettere fuori la palla, però viene riconquistata da Carlini che rimette in mezzo per Petralia che stop di petto, si gira però la palla finisce sopra la traversa. Del Francia anticipa per quindi passaggio per Costi che prova il tiro facile, però tiro potente che però Porcarelli che riconquista la sfera per il Cesena, mette in mezzo il cross per Costi che però viene anticipato dal difensore, quindi Giorgio prova il tiro però è di nuovo il Pontedera che riconquista la sfera sempre lì al limite dell'area grande, mette il cross in mezzo però facile presa per Pignanoli che di colpo di testa per Costi e che però il difensore è... quindi è l'uscita vuota di Pignanoli e c'è il gol del Pontedera, molto facile per l'attaccante del Pontedera mettere la palla in rete. Quindi Pignanoli va al calcio lungo per Costi che anticipa il difensore e le romagnole con il Cuciniello per Costi che prolunga per Papaleo. Papaleo mette il cross in mezzo per Costi che però di destro non riesce a trovare di nuovo, quindi Carlini allarga per Cuciniello. Cuciniello mette la palla in mezzo per Costi che però era quindi di nuovo Porcarelli che mette in mezzo per Costi che però non ci arriva, per Giorgio che allarga per Casadei che mette il cross di sinistro per Cuciniello che prova il tiro e colpisce il palo, quindi di nuovo Papaleo che allarga per Casadei. Casadei può puntare sul diretto avversario, prova il tiro e però è Francia che però viene anticipata dal numero 16 delle Pontedera che gira per il 10, quindi Pignanoli riconquista la sfera e fa partire subito per Cuciniello. Del Francia che protegge la sfera e allarga per Casadei, quindi di nuovo Casadei che mette in mezzo il cross però facile presa per il Giorgio per Petralia che però l'arbitro fischia in questo momento alla fine del primo tempo.
Pappaleo per Porcarelli, che di nuovo Pappaleo che prova il tiro subito e c'è il gol di Pappaleo, ha segnato quindi per il Cesena che rimette subito in parità la partita. E quindi un ottimo tiro, c'è stato anche magari un errore del portiere che non riesce a trattenere la palla, quindi parte subito forte il Cesena. Quindi Costi che conquista la sfera per Pappaleo, di nuovo un 1-2. Costi che prova il tiro, che però non Porcarelli può puntare il suo diretto di avversario, rientra di destra, prova il tiro, che però palla in mezzo per Cuciniello, che però non riesce a impattare bene. Quindi Giorgio prova il tiro e c'è il primo gol di Giorgio con la maglia bianconera del Cesena, un gran tiro con il destro, si infila sull'angolino basso alla destra del portiere. Il Cesena è riuscito a rimontare, due gol di svantaggio, ottimo tiro di Giorgio, di nuovo al numero 15 con Soloni che mette in mezzo, però facile presa per Pignanoli. E poi un altro cambio, invece esce con il numero 77 del Francia ed entra con il numero 15 Montes de Oca, che lancia lungo subito per Beleffi, Beleffi per Montes de Oca e per Giorgio che per Costi che prolunga subito per Pappaleo. Pappaleo prova il tiro e c'è il terzo gol per il Cesena, doppietta per Pappaleo, terzo gol con la maglia con la maglia bianconera del Cesena. Ottima azione del Cesena, ottimo anche il gol di Pappaleo. Quindi Cuciniello per Giorgio. Giorgio per Montes de Oca, che di nuovo Giorgio che però non riesce a controllare. Quindi Porcarelli conquista la sfera e c'è il quarto gol per il Cesena con Porcarelli, che così si fa anche il regalo da solo, essendo stato il suo compleanno ieri. Quindi palla persa dal Pontedera dentro all'area di rigore, Porcarelli ne approfitta. Quindi c'è un cambio nel Cesena, esce con il numero 29 Pappaleo, autore di due gol, ed entra con il numero 4 Pavana. Poi esce anche quindi Porcarelli con il numero 14 ed entra con il numero 19 Zani. Lancio lungo, il Pastore anticipa per Giorgio. Beh, Giorgio per Beleffi che prova il tiro, che però quindi di nuovo l'attaccante del Pontedera che si appoggia al numero 20 che allarga per Del Prete. Del Prete mette subito il cross in mezzo di sinistra, però facile presa per Pignanoli. Costi per Dani che gira per Casadei. Casadei mette il cross in mezzo di sinistra, però troppo sul portiere. L'attacco del Pontedera che di nuovo mette il cross in mezzo per la numero 11, che però di nuovo è la numero 20. E Dani per Costi.
però il difensore ed entra con il numero 26 Bizocchi. Di palla in mezzo all'aria, Pignoli di pugno, allontana, Zani allunga per laterale. Quindi Bizocchi conquista la sfera, di nuovo Bizocchi. Bizocchi che prova il tiro, però facile presa del portiere. Monte Sedeoca che riesce a imparlare per un momento la conclusione, però del prete mette in mezzo, però facile presa per il portiere. Che ora il Carlini cerca l'imbucata per Monte Sedeoca, però la palla viene conquistata da Fabiano Racosti, che però non, quindi palla è messa in mezzo all'aria, Pignoli di pugno allontana Costi, e finisce qui la partita tra Cesena e Pontedera. Vince il Cesena per 4-1. Francesca, stai prendendo confidenza con la maglia del Cesena piano piano. Esatto. L'altra partita un gol, oggi due. Cosa mi dici? Che siamo molto contente. Sono contenta per questa gran vittoria, perché il gruppo aveva bisogno di vincere con gol importanti, e perché domenica ci aspetta una grande sfida con la Lazio e sicuramente siamo cariche. E voglio dire che questi due gol sono per le mie due nipotine, Giulia e Noemi, che mi seguono sempre e che le amo tanto. Ok, grazie. Tatiana, oggi tu hai fatto il secondo gol, che è quello che ha portato, dopo che stava perdendo, in vantaggio il Cesena. Cosa mi puoi dire sulla partita di oggi? Sì, oggi ho fatto il mio primo gol e sono molto felice per questo. E oggi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, abbiamo giocato di squadra. E oggi festeggiamo, siamo felici e domani pensiamo per la prossima partita. Cosa ne pensi della squadra in cui stai giocando in questo campionato? Siamo una squadra unita, giochiamo molto bene e speriamo che proseguiamo così. Ok, grazie. Grazie a te.